Buongiorno bambini, sono la maestra Adriana. Come state? Io sto bene e oggi ho pensato di raggiungervi con un abbraccio. Ebbene sì, un abbraccio, avete capito bene, un abbraccio non proprio come quello che ci scambiamo quando ci incontriamo per i corridoi della scuola, ma l'abbraccio di un libro. Perché sapete che in questo momento non possiamo viaggiare, però lo possiamo fare con la nostra fantasia, con la nostra immaginazione. E i libri ci permettono proprio questa magia, quella di viaggiare negli spazi liberi del nostro pensiero. Per voi ho scelto questo libro, a me molto caro, dal titolo L'abbraccio, ve lo faccio vedere. E ho pensato di leggervelo in tre puntate per non stancarvi e per non annoiarvi. Oggi vi dedico la prima puntata. Poi mi farà molto piacere sapere se vi è piaciuto, innanzitutto, se vi ha permesso di viaggiare e se avete apprezzato anche i disegni. Oppure se avete preferito immaginare qualcosa voi, anche le parole magari. Inizio con la prima puntata. Ok. Sei dolcissimo, disse la mamma Ben, mentre faceva una passeggiata nei campi verso sera. Sei dolcissimo. E tanto carino. Non c'è nessuno al mondo come te. Davvero? Non c'è nessuno al mondo come me? Domandò Ben. Certo che no, rispose la mamma. Sei unico. Continuarono a camminare lentamente. Sopra le loro teste un grosso stormo di cicogne volava verso paesi lontani. Ma perché? Chiese Ben, fermandosi di colpo. Perché non c'è nessuno al mondo come me? Perché ognuno di noi è unico e speciale, disse la mamma, ridendo e accovacciandosi a terra. Vieni qui, siediti vicino a me. Poi fischiò alla loro cagnetta. Splendida, perché si sedesse vicino a loro. Ma io non voglio che al mondo ci sia soltanto uno come me, protestò Ben. Perché no? Si stupì la mamma. È una cosa bellissima che tu sia unico e speciale. Perché così sono solo, si lamentò Ben. Mentre io voglio che ci sia anche qualcun altro con me. Tu non sei solo, gli spiegò la mamma. Ci sono io con te e anche papà. Sì. Ammise Ben, però era confuso e non ricordava più cosa voleva dire. Vieni qui, mormorò la mamma, siediti vicino a me. Ben non si sedette. All'improvviso i suoi occhi si fecero grandi e profondi. E non c'è nemmeno nessuno al mondo come te. No, non c'è, disse la mamma. Allora, anche tu sei sola? Ma no, ho te e papà. Ma non c'è nessuno proprio
uguale a te? No, non c'è, ammise la mamma. Allora sei sola, proclamò Ben, sedendosi accanto a lei. E non ti senti sola? Da sola? La mamma sorrise, disegnò col dito dei cerchi per terra e rispose. Sono un po' sola e sono un po' con gli altri. E a me va bene essere un po' così e un po' così. Bambini, per oggi terminiamo qui. Ma vi aspetto per la prossima puntata. Per capire ben che cosa farà e anche la sua mamma. Ciao ciao!